prima cosa, buon 2024, perché questo è ufficialmente il primo video del nuovo anno. E come succede ogni volta quando filmo questi video, dopo magari una mini pausa, quindi magari un po' di tempo che non filmo più video, succede sempre così. Infatti sono qui da circa 40 minuti, sarà anche qualcosina in più ma sto arrotondando per difetto. Comunque in generale è passato un sacco di tempo da quando ho pensato di iniziare a filmare il video, perché come ogni volta sono emozionatissima e in questo caso sinceramente sono ancora più emozionata perché inizia veramente un nuovo capitolo. Ve l'ho già detto un sacco di volte quindi non ne parliamo più, però lo sapete che il 2023 è stato un anno un po' così così, tanto bello per alcune cose quanto pesantino e un po' provante per tante altre. Quindi il fatto di averlo salutato è una cosa che mi rende super contenta. In più sono molto molto emozionata e anche molto molto ansiosa di vedere come andrà questo nuovo anno. E tra l'altro iniziamo veramente in bellezza, perché ho deciso di cominciare da uno dei miei video preferiti in assoluto, e infatti oggi sono qui per mostrarvi tutti i regali che ho ricevuto a Natale. Visto che però c'è stata questa piccola pausa, insomma un paio di settimane di pausa, volevo anche un pochino aggiornarvi, insomma dirvi un po' quello che ho in mente per questo nuovo anno. Non mi soffermerò eccessivamente perché tanto poi inizierò anche i vlog, ci saranno tanti altri video, quindi non serve che mi soffermi tantissimo adesso, però ci tenevo a darvi un po' un assaggio di quello che ci sarà a gennaio sul canale. Come vi avevo già anticipato in uno degli ultimi video dell'anno scorso, a gennaio un po' come per tutti ricomincia il lavoro, quello bello strong, quindi sicuramente riuscirò a pubblicare ma non so con che frequenza. Nella mia testa però c'è la volontà di pubblicare molti più video, per cui tempo di assestarmi in teoria queste due settimane, queste prime settimane del mese dovrebbero bastarmi, e poi da quel momento in poi ci saranno molti più video come in realtà avete già visto a fine 2023. Quindi uno dei miei obiettivi dell'anno è di caricare più video, sperando insomma che vada tutto bene, di riuscire e anche di sentirmi un po' meglio fisicamente rispetto all'anno scorso. Devo dire che è iniziata così così, ma appunto non voglio soffermarmi in questo video, poi in occasione del prossimo vlog o in uno dei prossimi video vi racconterò meglio tutto nel dettaglio. Però per me era importante spiegarvi un pochino quello che ho in mente per la programmazione, almeno in questo primo video dell'anno. E appunto ho davvero tantissime aspettative per questo 2024, quindi non vedo l'ora di viverlo insieme a voi. Comunque, visto che non vorrei commuovermi e stavo già per cominciare, direi che tutta la spiegazione, tutti i vari racconti, tutte le varie cose che ho in mente, i miei obiettivi, il bilancio dello scorso anno e tutte queste cose le lasciamo direttamente al prossimo video, anche perché questa è una delle mie tipologie di video preferite in assoluto e non voglio assolutamente iniziarla con le lacrimucce. Quindi sì, passerei direttamente a farvi vedere i regali. Volevo solo fare un'altra piccolissima premessa: quest'anno assolutamente non ho chiesto nessun tipo di regalo, perché davvero, cioè, mi sento super super fortunata, sono veramente fortunatissima, perché indipendentemente da tutti i problemi, tutte le cose un po' più pesanti che ho passato lo scorso anno, assolutamente mi sento fortunatissima perché non ho davvero bisogno di nulla. Però nonostante questo qualche regalino l'ho ricevuto e devo dire che sono stata molto fortunata anche a Natale 2023. Poi in realtà, ricontrollando, c'è un altro autoregalo che non vi avevo ancora mostrato nel video che ho registrato prima delle vacanze, quindi ne approfitto adesso, ve lo faccio vedere subito, anche se tanto l'avete già visto sugli altri due social, di cui non sto a parlarvi più di tanto perché so che mi avete vista durante tutte le vacanze, quindi sono tutte cose già viste e riviste. Questi però non potevo non inserirli nel video, perché appunto tra gli ultimi autoregali del 2023 ci sono anche i miei nuovi Ray-Ban con Meta, quindi nuovi occhiali super super virali e secondo me molto molto interessanti, cioè non potevo non averli perché sono degli occhiali con fotocamera integrata. C'erano diversi modelli disponibili soprattutto per quanto riguarda gli occhiali da sole, io però mi sono orientata di più sugli occhiali da vista, perché ho scoperto che questi si possono fare anche con le lenti graduate, quindi sapete che ultimamente ho i miei mitici occhiali, che tra l'altro voi sicuramente non l'avrete visto, ma prima di iniziare il video ho dovuto indossarli perché non ero più abituata alle luci forti, e sapete che dopo che mi sono ammalata di ipertiroidismo la mia palpebra mi sta dando un po' di problemini, quindi si sta ritraendo leggermente. Devo dire che dopo le vacanze sta andando sempre meglio, nel senso che si nota molto meno, e me l'avete scritto anche voi in tantissimi sull'altro social, però insomma la palpebra sta facendo un po' di capricci, quindi
quindi prima di iniziare i video devo sempre indossare gli occhiali per abituarmi alle luci. Perciò i miei occhiali da vista sono diventati fondamentali e dato che per ora non avevo ancora deciso di cambiarli, ho pensato di prendere anche questo modello nella versione occhiali da vista, così poi valuterò se fare inserire direttamente le lenti graduate. E io nello specifico ho scelto questo modello che è il più classico in assoluto, nel senso che c'erano tantissimi colori, tantissime finiture degli occhiali, ma io sono andata sul classico, quindi ho preso questa versione nera lucida con appunto la lente da vista, che in questo caso è una lente totalmente neutra. Si sono collegati gli occhiali, se mi avete visto un attimo così. Oh mamma, si sente anche della musica, aspettate, adesso ho alzato il volume, ho fatto i miei soliti disastri, volevo farveli vedere indossati, ma non ho pensato di escludere il Bluetooth del telefono. Ci riprovo, perché secondo me sono molto carini, hanno l'antiriflesso e la lente adatta alla luce blu, però in realtà in questo momento non sembrerebbe. Con tutte queste luci probabilmente fanno un sacco di riflesso, però in generale mi avete detto che provate come mi stanno e anche io devo dire che mi ci sto trovando molto molto bene. So che sono super virali questi occhiali e non voglio soffermarmi più di tanto, però trovo che siano veramente fantastici e non vedo l'ora di filmare un intero vlog utilizzandoli. Ovviamente ho già fatto vari test e anche la qualità mi sembra super approvata, ma appunto nei prossimi mesi li testeremo insieme, già direttamente questo mese in realtà. Per il resto sono super super semplici, la custodia è quella classica Ray-Ban, ma all'interno ha la particolarità di avere il caricabatteria, diciamo. Infatti la custodia si attacca alla corrente per ricaricare gli occhiali, ma hanno comunque un'ottima autonomia di registrazione, perlomeno così mi è stato detto. In realtà i video, se non sbaglio, durano massimo un minuto, però dato che non li ho ancora testati del tutto faremo tutte le nostre prove insieme. E stavo ricontrollando, ma sì, questo era il mio unico autoregalo che non avevate ancora visto nell'altro video. In realtà tutti gli altri autoregali sono stati principalmente esperienze, in realtà esperienze anche di coppia, ma so che avete già visto tutto sugli altri social, quindi non mi soffermo. Per quanto riguarda i regali di Natale effettivi, quindi tutto ciò che ho ricevuto il giorno di Natale, ci sono un paio di cose che non ho qui fisicamente perché si tratta di regali più particolari o comunque di regali che vedrete nei prossimi mesi, perché tra le varie cose che ho ricevuto mi sono stati regalati anche due viaggi, ma non diciamo nulla perché sappiamo poi ogni volta come va a finire, quindi già in teoria a inizio febbraio dovreste vedere qualcosa e poi qualcos'altro è un po' più in là, nel periodo di fine marzo, insomma, di Pasqua. Io ho ricevuto anche un paio di buoni regalo che non ho ancora utilizzato, quindi li andremo a usare insieme direttamente in un vlog. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi direi di iniziare con i regali fisici, diciamo, quindi quelli che ho qui con me da mostrarvi, poi gli altri avremo tempo di vederli insieme. Inizierei con questo sacchetto, appunto, che contiene un regalo che ho ricevuto di Intimissimi. Lo sapete che con me, per quanto riguarda Intimissimi, andate sempre sul sicuro e infatti ne ho ricevuti ben due, ma sono due regali diversi, quindi andiamo con ordine e iniziamo dal primo. Apprezziamo tra l'altro il fatto che non l'ho ancora utilizzato e l'ho tenuto lì riposto nel sacchetto in attesa di filmare il video, quindi 3, 2, 1 e da-da! Si tratta di questo nuovo pigiamino che non vedevo l'ora di iniziare ad utilizzare perché è caldissimo, morbidissimo, è proprio perfetto per questi giorni in cui è previsto un calo delle temperature pazzesco, quindi veramente non vedevo l'ora di filmare il video per poi indossarlo. Non sto neanche a soffermarmi sul fatto che già sapete quanto amo i pigiami di Intimissimi, perché sennò viene un video eterno, però veramente, cioè, sono tutti pazzeschi e questo è carinissimo sia per il colore sia per il tessuto, perché è quel leggero pile che tiene caldo senza essere troppo pesante, cioè è proprio di questo tessuto leggerino ma bello caldo. E poi tra l'altro sul davanti ha questo cagnolino pazzesco, veramente dolcissimo e bellissimo, e anche lui è tutto pelusciosino, cioè ha proprio tutte le caratteristiche dei pigiami che utilizzo di più e che amo di più da sempre. Anche il pantalone è pazzesco perché è fatto con questa fantasia tartan, dovrebbe essere, comunque
con questa fantasia a quadri che è una delle mie fantasie preferite in assoluto per quanto riguarda i pigiami. Anche qui non mi soffermo perché lo sapete. Per il resto super semplici, elastico in vita, e in questo caso sono un po' più larghi sul fondo, un po' come i pigiami che sto indossando di più quest'anno, cioè esattamente come quello che sto indossando adesso, ma che voi non vedete perché sopra ci ho messo la tuta. Taglia perfetta perché è una S, pigiama pazzesco, e questo sì, me lo vedrete già indossare nel prossimo vlog. Proseguiamo con intimissimi, altro sacchetto, e qui ho riposto altri tre regali perché appunto non ho assolutamente utilizzato niente fino a questo momento. Appena spegnerò la videocamera probabilmente indosserò tutto contemporaneamente, solo per il fatto che non vedevo l'ora di usarli. Comunque, rimanendo in tema intimissimi, ho ricevuto, qui fa un sacco di riflesso, però ho ricevuto questa bellissima bralette tutta ricoperta di strass. Per intenderci, è fatta in questo modo, spero che in videocamera stia rendendo. Ora provo ad estrarla così magari riuscite a capirci qualcosa, ma in realtà è una classica bralette tutta ricoperta di strass bianco argento che si può davvero abbinare a qualsiasi tipo di outfit. A me in generale questa tipologia di accessori piace proprio da abbinare anche su una classica maglietta a maniche corte bianca, diciamo su qualcosa di molto semplice a cui va ad aggiungere questo effetto di luce e quindi va a dare quel tocco in più all'outfit che a me piace tantissimo. Me ne avete già visto indossare di simili durante l'estate e anche in primavera, però assolutamente non ne avevo una simile, quindi anche in questo caso non vedo l'ora di indossarla e dovrei già avere un'occasione speciale in cui metterla di qui al prossimo mese, quindi anche in questo caso non vedevo l'ora di mostrarvelo nel video per iniziare ad usarlo. Proseguiamo con due regali simili ma diversi. Devo dire che tutte le persone che mi circondano e a cui voglio bene sono molto contenti, e questi regali sono la dimostrazione del fatto che mi sono appassionata così tanto alla cucina, che lo so che non è una novità perché è una cosa che negli anni ho fatto spesso, però devo dire che ultimamente mi ci sono proprio impuntata e sto cercando di migliorarmi e di migliorare le mie abilità, e questa cosa è stata molto molto apprezzata perché appunto ho ricevuto ben due grembiuli da cucina. Per questo vi dicevo che ho ricevuto due cose simili ma diverse tra loro, nel senso che hanno due fantasie diverse, e questa cosa è fantastica perché così potrò intercambiarli, lavare uno, usare l'altro e viceversa. Comunque ho ricevuto questo bellissimo grembiule di questo beigeolino pazzesco che oltretutto è super in palette con i miei colori, e sopra ha tutti i limoni e le zagare. Tra l'altro adoro il fatto che abbia tutti questi dettagli in questo verde pazzesco, ha anche una tascona qui sul davanti, e insieme al grembiule ho ricevuto anche le due presine, quindi quella tonda e quella quadrata. E dovete sapere che sono tipo impazzita per questo regalo, ero contentissima perché a parte il fatto che mi servivano anche dei grembiuli, ma quando ho visto le presine ero la persona più contenta della storia perché riesco sempre a distruggerle. Questa cosa devo assolutamente ancora imparare a gestirla, però queste qui veramente super super top, e il grembiule pazzesco. Cioè spero che in videocamera renda perché è qualcosa di bellissimo e secondo me è anche perfetto per la primavera, a cui mancano ancora un po' di mesi, lo so, ma sapete che dal 1° gennaio in poi io inizio il mio conto alla rovescia diretto per la primavera estate. E appunto, rimanendo in tema di grembiuli, ho ricevuto anche quest'altra versione, sempre molto a tema con ciò che mi piace, perché è un bellissimo grembiule con tutti i gattini. E ci sono proprio tantissimi gattini, ce ne sono bianchi, ci sono gattini rossi che ovviamente mi hanno subito ricordato il piccolo Moiki, ma in generale veramente anche questo bellissimo, anche di questo adoro il colore lilla, e anche in questo caso ha una taschina sul davanti molto molto comoda. Per il resto è davvero un classico classico grembiule, e questi finalmente me li vedrete indossare già dal prossimo vlog. E siamo arrivati al terz'ultimo regalo di oggi, che è ancora qui e non l'ho ancora usato, ma si tratta di un regalo di Moschino. Quindi 3, 2, 1 e da-da! Ho ricevuto questo bellissimo cappellino con l'orsetto che vi faccio vedere subito indossato perché io lo adoro e secondo me è realmente perfetto per questa stagione. Vi lo faccio vedere subito indossato, spero di rientrare nell'inquadratura. Secondo me è carinissimo proprio perché ha anche questo dettaglio delle orecchiette. E questo cappellino ha una storia lunghissima, nel senso che proprio pochi giorni prima di Natale volevo prendere un cappellino simile, ma non era altrettanto bello, però era un cappellino fatto con questo modello un po' particolare con
le due orecchiette. Poi non so perché in quel momento ho cambiato idea, non mi sono sentita convinta, quindi non l'ho preso, ma già un paio di giorni dopo mi stavo pentendo della scelta e quindi quando l'ho ricevuto a Natale ero contentissima. E questo è molto pesante, è perfetto veramente per andare in montagna, per andare a sciare, ma sarà perfetto anche per andare a visitare una delle mete che abbiamo in programma per questo inverno, visto che è una meta piuttosto fredda. Per il resto è un classico cappellino, qui c'è il logo moschino all'interno. È molto pesantino e per niente fastidioso, perché io detesto i cappellini troppo pesanti, troppo ingombranti. Questo veramente lo indossi e non lo senti. È qualcosa di pazzesco. E poi vabbè, chi mi segue da tempo lo sa, sono super fan dei prodotti con l'orsetto e in realtà non voglio farvi spoiler, ma vedrete prestissimo dei miei acquisti con gli orsetti a cui questo cappellino si abbina perfettamente. E siamo arrivati agli ultimi due regali che ho lasciato per ultimi, perché in realtà non sono regali di Natale, ma sono regali che ho ricevuto all'Epifania da parte di mio marito. E ve li faccio vedere entrambi insieme, perché sono tutti e due all'interno di questo sacchetto e sono due regalini che Matteo mi ha preso da Gucci. Iniziamo dalla scatoletta più piccola. In realtà ne ho due e qualcosina vi ho già spoilerato sugli altri social, però ci tenevo a spacchettarli o comunque a rispacchettarli con voi anche in questo video. Tra l'altro confezioni bellissime, era tantissimo tempo che non acquistavo niente da Gucci e sinceramente non me le ricordavo così belle. Comunque andiamo, 3, 2, 1 e non si vede niente. Quindi di nuovo 3, 2, 1 e voilà, Matteo mi ha regalato la cover per l'iPhone 15 Pro Max, quindi per il mio iPhone, ed è appunto la cover classica di Gucci, quindi all'interno è tutta morbidissima, scamosciatina, proprio bella al tatto, ha il logo inciso, il numero di serie e sul retro invece è molto molto semplice con la classica stampa Gucci e il logo in oro, quindi ha proprio l'hardware del mio colore preferito in assoluto, e per il resto è la stampa più classica in assoluto, quindi quella che secondo me riesco ad abbinare più facilmente. E a proposito di abbinamenti, passiamo alla seconda scatola che contiene un altro regalo che mi ha fatto Matteo e che tra l'altro si abbina perfettamente con la cover che vi ho appena fatto vedere. Quindi anche qui 3, 2, 1 e dadan, c'è la Dust bag. Quindi avrete sicuramente già capito di cosa si tratta, ed è appunto una mini borsa, ed era tantissimo tempo che desideravo questa borsa, quindi appena l'ho vista non ci potevo credere. Questa qui è la mini Ofidia, o comunque è la borsa Ofidia nella versione più piccola in assoluto, e anche qui non mi soffermo perché già sapete la mia passione che va avanti da tantissimo tempo per le borse più piccole, e questa secondo me ha proprio la dimensione perfetta perché non è micro ma è mini, quindi non è troppo piccola ma non è eccessivamente grande, cioè è proprio carina da portare sia a spalla, quindi rimane piccolina, molto bella, molto delicata anche come colori perché rimangono veramente quelli classici che riesco ad abbinare di più in assoluto, ma è anche molto carina da portare così a mano perché ha proprio la dimensione perfetta. Il colore è quello classico, proprio la fantasia classica con stampa GG, e ha questo dettaglio marrone scuro che secondo me davvero è perfetto con tutti i miei outfit. Anche in questo caso, come nel caso della cover, hardware dorato sia per quanto riguarda la catena, che tra l'altro è molto carina perché è removibile, quindi si può andare ad aggiungere questa borsa in un'altra magari un po' più grande di Gucci proprio per usarla eventualmente anche come pochettina. Si rimuove solo da questa parte ed è proprio un gancio che si può utilizzare magari da agganciare appunto all'interno di un'altra borsa più grande. Anche la forma mi piace tantissimo, leggermente allungata, un pochino così rotondeggiante, e all'interno è piuttosto capiente nonostante sia piccolina. Non so bene se in videocamera rende, ma è abbastanza spaziosa ovviamente per essere una borsa in miniatura, ed è anche molto comoda perché all'interno ha un'ulteriore taschina che io utilizzo costantemente per mettere le cosine più importanti o comunque quelle che voglio recuperare subito quando prendo una borsa. Io la stra-adoro, non vedevo l'ora di iniziare a utilizzarla, però appunto in questo caso ho dovuto aspettare meno perché è un regalo della Befana, quindi l'ho ricevuto solo qualche giorno fa, ma già ero super ansiosa di iniziare ad utilizzarla, perciò la proveremo insieme direttamente nel prossimo vlog. E niente, stavo ricontrollando ma ci siamo, quindi questi erano tutti i regali che ho ricevuto a Natale barra
Epifania nel 2023 e inizio 2024. Devo dire che anche quest'anno, come vi anticipavo inizio video, sono stata veramente fortunatissima e ho adorato letteralmente tutti i regali che ho ricevuto, perché si vede proprio che sono stati pensati appositamente per me dal primo all'ultimo. E io sto cercando di rimandare questo momento il più possibile, però devo rendermi conto che è il primo di una lunga serie, quindi questo è solo il primo video e non deve diventare un video eterno, perché poi per i video lunghissimi sicuramente ci sarà tempo. Quindi sì, questo era tutto per quanto riguarda il primo video del 2024 e appunto i miei regali, quelli che ho ricevuto durante le vacanze. Ovviamente nei commenti qui sotto, se vi va, fatemi sapere che regali avete ricevuto voi e io non vedo l'ora di mostrarvi anche i prossimi in ambito appunto viaggi. E quindi sì, è ufficialmente il mio momento, smetto immediatamente di parlare, aspetto di sapere tutto da voi nei commenti qui sotto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!